È arrivato il momento di svappare. Svappomue. Mario Cescere, presidente da Burno Trekking, qual è il contributo della vostra associazione nella manifestazione Natale coi fiocchi? Beh, il nostro contributo è quello di organizzare un concerto di musica classica nella chiesa di San Francesco, lì a fianco al comune. Sembra strano che un'associazione di trekking organizzi un concerto, è semplice dare una spiegazione. Noi ci occupiamo, non siamo solo scalatori di montagne o camminatori nei boschi, ma ci occupiamo anche di facciamo attività a più ampio respiro. Ci occupiamo di cultura, di arte, di storia. Infatti abbiamo appena concluso un progetto con le scuole che è stato finanziato dalla Regione Campania e che è stato anche riconfermato anche per il prossimo anno, dove abbiamo portato i ragazzi delle scuole a conoscere il nostro centro storico, il museo, le torrette di avvistamento longobarde e anche un museo etnico e degli artigiani locali, la produzione di miele, tartufo, hanno potuto vedere degli artigiani lavorare il legno, la pietra. E in questo ambito noi ci muoviamo perché abbiamo come obiettivo principale quello di avvicinare le persone al territorio, al nostro ambiente, alla nostra terra. Vedete qui ci sono delle foto di luoghi che sono bellissimi, appartengono a noi e che varrebbe la pena di andare a vedere, a conoscere. Quando pubblichiamo le nostre foto molti ci chiedono ma dove sono, dove sono questi luoghi? Sono qui vicino a noi, basta muoversi un po' per vederli. Ci sono cascate, ci sono animali di vario tipo e toccherebbe un po' così muoversi un po' per andarli a vedere. Oltre al concerto in chiesa noi esporremo delle gigantografie che rappresentano proprio quello che stavo dicendo, cioè il nostro territorio, e vi stupirete sicuramente di quello che vedrete raffigurato. Oltre a queste cose qui ci occupiamo anche di accompagnare le persone che vengono da fuori a conoscere i nostri territori. Ci sono dei gruppi che vengono da Napoli piuttosto che da Caserta, Benevento, e vengono a camminare con noi e li portiamo a conoscere la nostra terra. Ad oggi siamo 95-96 iscritti, eravamo partiti un gruppo di amici di 5 o 6, quindi diciamo che in 3 anni si è più che moltiplicato il numero degli iscritti e tendono sempre ad aumentare. Le persone, e non sono tutti Montesarchio perché vengono un po' da ogni dove, vengono da Maddaloni, Caserta, Benevento, Napoli, vengono apposta per camminare con noi, quindi è una cosa che ci riempie di gioia, insomma, ci fa onore.